Lo sai fare solo tu. Buongiorno a tutti. Aspetta. Eccolo, oh. Fantastico. Buongiorno a tutti da Paola 4. Bentrovati, un po' in ritardo oggi, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo finalmente un ospite d'eccezione, vincitore di Sanremo Giovani 2013. Mi servirebbe sapere che abbiamo appena ascoltato Antonio Maggio. Grazie, ciao Paola, buongiorno a tutti. Che bello, buongiorno, buongiorno Antonio. Ho visto che bella giornata siciliana, ho beccato. Volevamo andare a mare, ma non siamo riusciti, mannaggia. Speriamo che più tardi... Mi hanno parlato del sole, della Sicilia, che ti prende, non vuoi più andare via. Arrivo io, c'è il grigio, il vento e la pioggia. Terra del sole. E che bella, duretta mia. Un'altra canzone che fa parte del disco Nonostante Tutto di Antonio Maggio, che tra l'altro oggi pomeriggio troverete alla Feltrinelli in Via Etnea a Catania alle ore 16. Ci sarò pure io, lo diciamo? Assolutamente sì. Io non inizio se non arriva Paola 4. O Paola 4. O Paola 4. Facciamo Paola 4. Dai, facciamo Senti Antonio, intanto vorrei sapere chi è sta Doretta. Doretta è un po' una via di fuga, una valvola di sfogo da tutti i problemi che ci sono al giorno d'oggi. Mi prende in giro Manuel adesso, se è nascosto. Ma dov'è? Salutiamo Manuel, perché, un bacio grande. Perché una tua collega mi ha chiesto l'altro giorno, Paola Gallo di Radio Italia, mi ha chiesto: ma chi è Doretta? E io ho risposto: Doretta è un concetto. Ah, ok. E lui mi prende in giro per questa cosa. Senti, ma come nasce questa canzone? Intanto è bellissima, come del resto tutto l'album, che è da acquistare sicuramente, perché non è perché qui dico che è bello davvero, ragazzi. Questa è una canzone nata dalla collaborazione con un altro autore che è Simone Perrone, mio amico dai tempi del liceo, è bravissimo cantautore, e anche la partecipazione di Davide Maggioni, che è il mio produttore artistico. È una delle tre canzoni fatte in collaborazione appunto con questi altri autori del disco, e niente, mi sono perso. Senti, no, a parte questo, dicevo, stavo leggendo il testo di Doretta Mia, poi quando arriva la sera un Bukowski sul letto, sì. Quindi leggi Bukowski. Sì, Bukowski è quella strofa in realtà è stata scritta da Simone, più esperto lui sul Bukowski. Io mi sono soffermato più sulle altre strofe e sui ritornelli. Hai preso proprio la strofa che ha scritto Simone. Giusto, sì. No, faccio anche i complimenti per tutto il testo, no, siccome Bukowski è un autore che leggo molto anch'io, sì. Per questo mi è venuto in mente Bukowski. Frittura di calamari a letto, troppi calcoli annientano il mio intelletto, e poi questa cosa delle lumache bavose. Sì, vabbè, c'è da dire che lumache bavose sono un'immagine bellissima. Infatti c'è da dire che la scrittura di Antonio Maggio, la tua scrittura è molto particolare, questo sicuramente. Grazie. Ti fa onore. Senti, prima di ascoltare un'altra canzone, sì. Che tra l'altro si chiama Anche il tempo può aspettare, ma questo tempo, ecco, com'è per te questo tempo? Ma il tempo è sempre troppo poco, quindi anche il tempo può aspettare, racconto di quanto vorremmo che magari alcuni attimi belli, bellissimi, che abbiamo la fortuna di vivere, quanto volessimo durassero un po' di più, quindi... È una sorta di imprecazione al tempo di fermarsi e farci vivere con più gusto determinate situazioni, determinati contesti. Qual è la giornata tipo di Antonio Maggio? Vorrei saperla anch'io, perché non ce ne sono due simili negli ultimi tempi. Quando sei magari rilassato, quando non hai 3.000 cose da fare, sono con gli occhi chiusi sul letto a riposare. Sì, perché no, davvero è una bicicletta bellissima che ho voluto io, questa qui, adesso pedalo e di corsa anche, però davvero si dorme veramente poco. Poi quando c'è anche l'allergia. Non ne parliamo, questi antistaminici, poi maledetti antistaminici. Va bene, dai, ma sicuramente passerà. Antonio, ne parlavamo anche fuori diretta, ad Antonio fa onore il fatto di essere qui nonostante stia poco bene, perché magari molti altri avrebbero chiamato, mi avrebbero detto: sai, guarda, non posso venire, sto male. Invece Antonio è qui, rispetta i suoi impegni. Sarei venuto anche con la febbre a 40. No, perché poi mi contai che facciamo poi. Sei poi qui che... Vedi, sarei venuto anche con la febbre. Ecco, si vede in webcam. Con la febbre a 40. Va bene, ascoltiamo quest'altro singolo che fa parte dell'album Nonostante Tutto, dal titolo Anche il tempo può aspettare, così conosciamo meglio quest'album. E oggi vi ricordo l'appuntamento alle ore 16 a Catania presso la Feltrinelli, perché Antonio sarà lì, firmerà autografi, avrete la possibilità di conoscerlo, che è poi una persona simpaticissima.
Stavolta no, stavolta no, è vero, è simpatico davvero. Torniamo tra poco su Studio 90 Italia, solo musica italiana, con Paola Quattro e Antonio Maggio in diretta da studio per voi, anche in webcam, eh? Anche il tempo può aspettare. Antonio Maggio alle 12:17 minuti di questo mercoledì 6 marzo 2013. Faccio gli auguri alla mia mamma, anche che oggi fa il compleanno. Auguri alla mamma di Paola. E faccio anche, volevo anche salutare diverse persone come l'Ostris, ciao Giovanni, e ancora Katia, e ancora Marco, e ancora Adonè, ecco, stupendi, vorrei gli auguri di Antonio, ecco, lo sapevo, hai visto? Lo sapevo. auguri anche a tutti, auguri Katia. Aspetta che lo segno, perché ho segnato degli amici che mi hanno detto: mi raccomando, fammi salutare da Antonio. Quindi prendo subito il messaggio, ecco qua: Carmen, Marcello, Roberta, Fabrizio e Ilenia. Allora, un abbraccio grandissimo a, adesso li dico in ordine sparso, così sembra che li ho imparati. Fabrizio, Ilenia, Carmen, Roberta e Marcello, auguri, esatto. Grazie. Salutiamo anche la nostra redazione giornalistica, Federica. Ciao Federica. Ecco, salutiamo anche Enrico, Antonio, Santi. Buona giornata a tutti voi, ma buona giornata soprattutto anche ad Antonio, perché tornando a parlare di Anche il tempo può aspettare, ti abbiamo visto intanto l'altro giorno proprio il 4 marzo, che era proprio l'appuntamento dedicato a Lucio Dalla, e Antonio ha cantato, è stato veramente un bel momento. Ho avuto questo grande onore di essere invitato al compleanno di Lucio, a questo suo secondo compleanno lontano I da 70 noi. 70 anni, ragazzi. 70 anni di, avrebbe compiuto 70 anni Lucio Dalla proprio l'altro ieri. E ho avuto, oltre l'onore di esserci, anche l'onore di cantare uno dei suoi pezzi forse più belli, almeno secondo il mio gusto, che è Come profondo il mare. Che meraviglia. Ed è stato un impatto bellissimo. Hai scelto questo brano? No, gli hanno dati loro, sono stato fortunato. Esatto, anche perché è molto bello. Cantare in Piazza Maggiore, dove con la gente compressa per quanta ce n'era, davvero, è stato qualcosa che non dimenticherò mai. Cioè, era un'atmosfera davvero particolare, forse non so dove c'era anche lui lì. E poi infatti anche l'altro becco, esatto. Becco due Lucio con una fava, perché ieri invece avrebbe compiuto 70 anni anche Lucio Battisti, quindi vero, con ore che la radio suona Lucio, e si può intendere sia l'uno che l'altro, insomma. Hai fatto bene, non hai scritto il cognome, così vale per tutti e due. Senti, invece questa canzone come è nata? Questa canzone, come ti dicevo prima, è nata da una riflessione su quanto durano poco i bei momenti, e quindi si vorrebbe durassero molto di più, e quindi è quasi una richiesta al tempo: fermati un attimo, quando ci sono questi momenti belli. Mi odieranno tutti i fornai d'Italia adesso, perché vedi qua dice... Dov'è? Ora qui. Con la moglie del fornaio, ecco, sì, insomma, però, hanno ragione. E stavi scherzando, sì, ma per dire. Anche con quella dell'idraulico, dell'elettricista. Per dire. L'amore, Antonio Maggio. Che rapporto hai con l'amore? Ci rispettiamo. Ma è fidanzato Antonio Maggio, lo chiediamo. Questa è una domanda, di solito non mi rispondono. Antonio Maggio è fidanzato con la musica. Ecco, bella risposta, mi fregano sempre così. E non riusciamo mai a capire se questi artisti sono fidanzati o meno, però mi sembra anche giusto. E magari glielo chiederete oggi alle 16 alla Feltrinelli. Ecco. Rispondi alla Feltrinelli se sei fidanzato. Dai, lo diciamo alla Feltrinelli. Così vengono, va bene. Vi aspettiamo numerosi. Il posto più strano dove hai scritto una canzone. Ah, pensavo se si chiede il posto più strano. No, dai. In tema d'amore, sai. Il posto più strano dove è nata una canzone di Antonio Maggio. L'altro giorno in Feltrinelli. Magari oggi ne nascerà un'altra. Sei scaramantico, magari prima di un concerto fai qualcosa? Ma più che altro delle spillette che metto in Bella Vista. Guarda quante ne ho oggi, infatti. No, anche un sacco di spillette che uso come portafortune, sì. Anche se a Sanremo non mi hanno permesso di indossarle per motivi di look. Infatti mi sono incacchiato tantissimo. E non ti hanno permesso. Però poi ho messo qualcosa di nascosto nel taschino interno della giacca. Cosa c'era nel taschino della giacca? Il microfono, il microfono quello anni 60 che porta sempre con sé anche nel sì, video. Esatto. Che mancava a Sanremo. Infatti c'era un gonfiore.
Ragazzi, ci fermiamo un attimo. Ambiguo. Esatto, meglio, che qua stiamo andando a degenerare. Ci fermiamo un attimo, tra poco ascolteremo una ballad che fa parte di questo lavoro. Il mio lato B, ascolteremo il mio lato B del disco, quindi un lato un po' più intimo, più romantico. Ci sono due o tre tracce di questo mio lato B nel disco. E ci racconterà sotto la neve cosa succede. A tra poco. E chissà quante persone farà innamorare questa canzone, questa ballad, Sotto la neve. Magari sotto la neve o anche sotto il sole, perché è davvero bellissima. Grazie. Antonio, complimenti. Grazie mille. Meravigliosa davvero. E poi questa è una intensa canzone che ho la cui scrittura l'ho portata avanti per 3 anni. Però ho messo 3 anni per finire questa canzone. E sono quelle canzoni che hanno canzone bisogno di più tempo. Sì, è ogni vero canzone ha i suoi tempi, appunto. Alcune nascono e finiscono anche nell'arco minuti, di 24 esatto ore, e altre hanno bisogno per maturare come il vino buono per più tempo. Come insomma mai sono passati 3 anni per scrivere? Ho iniziato a scriverla quando è successo un avvenimento rarissimo, che sono caduti 2 fiocchi di neve vicino a casa mia, sotto casa, proprio a Squinzano, in provincia di Lecce, che come un po' in tutte le zone baciate dal sole, come il mio Salento, ma come anche la Sicilia, insomma, sappiamo quanto non è raro facile vedere, esatto, la neve. Insomma, la neve mi ha ispirato il riff di piano iniziale. Sono stato su a casa al piano a fare per 3 ore e mezzo. Tanto è vero, poi mi ha bussato mia madre in camera e ha detto: oh, ma stai bene? Ti sei incantato. E invece? Invece poi è nata Sotto la neve da quel riff. Ma nasce prima una melodia o prima un testo, solitamente, non nelle tue canzoni? Non c'è un cliché. Anche in questo ogni canzone è diversa dall'altra, perché può nascere prima la musica o prima il testo oppure insieme. Ma quando ti viene l'ispirazione, sei fuori magari e non hai un piano davanti, che fai? No, molte canzoni mi vengono quando non sono dietro un piano, anzi mi viene una melodia in mente, la registro col cellulare. Esatto. E poi la musica. Altrimenti la dimentichi, sì, no, non posso dimenticarla. L'ispirazione, infatti, ti fermi? Mi fermo in mezzo alla strada, sembro un demente che comincio a cantare. È stato il caso di quale canzone, per esempio? C'è una canzone dell'album che fammi è nata vedere, così? Fammi sì, vai. Scopriamo, okay, scopriamo il retroscena di quest'album. Forse anche, sai che forse quando ho scritto Mi servirebbe sapere. Sei fermato col cellulare, no, mi servirebbe sapere. No, è nato il ritorno: farmi male, tanto male. Poi da lì ho ricamato io intorno tutto il resto della quando canzone. È nato farmi male. Ma anche un'altra volta è nata così. Ah sì? Sì, un'altra volta è nata a Sanremo scorso. E io ero stato segato nonostante tutto, però andai lo stesso a Sanremo. Hanno avuto i loro tempi, ma alla fine ci sono arrivati, che Antonio Maggio doveva andare a Sanremo, ecco, dai. Sono andato lo stesso lì a Sanremo a promuovere, appunto, comunque nonostante tutto. E mi ricordo in Piazza Colombo è nata la melodia di un'altra volta. Invece volevo, a parte salutare anche Samantha e salutare gli amici che continuano a cliccare qui su Facebook a salutarci, insomma, Orlando e poi ancora, aspetta che ho sbagliato pagina, va bene, salutiamo tra poco tutti gli altri, anche perché tra poco dobbiamo salutarci. Vi ricordo anche l'appuntamento di questo pomeriggio alle 16 alla Feltrinelli di Catania in Vietnea. Salutiamo Manuel, che adesso ce l'abbiamo davanti, salutiamo anche Samantha. Ciao Manuel, ciao Samantha. E a proposito di Manuel e Samantha, vorrei dire che Antonio è stato scoperto da un'etichetta comunque indipendente, tutto è nato da là, e questo ti fa onore, sei andato avanti. A me ha fatto molto piacere che finalmente un'etichetta indipendente si è fatta valere. Perché sappiamo oggi tutti le difficoltà dell'industria discografica indipendente, che spesso passa in secondo piano rispetto alle major, quindi la soddisfazione è stata doppia anche per questo. Poi dopo si è tutti bravi a dire: ah sì, ma io... Invece la situazione musicale di oggi, ecco, cosa pensi di questi artisti che hanno voglia di farsi conoscere? Come devono fare? Devono innanzitutto farsi trovare pronti quando arriva un avvenimento importante, perché magari arriva l'avvenimento ma non si è pronti. Io ho vissuto benissimo questa settimana del festival in maniera serena e tranquilla, proprio perché negli anni passati ho allargato un minimo le spalle per poter arrivare sentendomi pronto e carico al punto giusto per poterla affrontare. Non me la sono lasciata scappare questa occasione, però ecco, dal mio piccolo posso dire di
suonare tanto, di fare, di dare retta alla famosa gavetta ancora, perché senza di lei poi magari si arriva un po' sprovvisti di un background che invece è fondamentale. Poi tra l'altro guardavo il tuo tour, stai girando veramente tanto in tutta Italia, tutti ti vogliono, ti ricercano, ma perché sei bravo, non solo grazie, perché hai vinto la sezione giovani di Sanremo. Grazie mille. Dire. Quindi complimenti davvero a Antonio Maggio per il lavoro che stai facendo, che stai realizzando, che stai portando avanti. Questo è proprio il trampolino iniziale dove gli artisti poi devono farsi valere gli anni successivi. Speriamo. Io mi auguro che questo grande traguardo così prestigioso possa essere un punto di partenza, di inizio per tante altre cose ancora. Quest'album è meraviglioso e secondo me merita davvero, anzi io non vedo l'ora di ascoltare il prossimo singolo di Antonio Maggio e di già abbiamo detto che lo trasmetteremo, quindi cari amici sappiatelo, ascolterete sempre Antonio Maggio su Studio 90 Italia. Grazie. Noi ci crediamo davvero perché è un grande artista. Senti Antonio, prima di salutarci, ma cos'è che non sopporti? Quante cose. Dai, tantissime. Elenchiamo, cominciamo. Uno. Non sopporto. Amici, te. No. Sto scherzo. Non sopporto l'ipocrisia. Sì. Non sopporto. Ci suggeriscono qualcosa. Cosa ci suggeriscono? Sì. Non sopporto l'allergia, anch'io che fa rima bene. Con ipocrisia. Sì. E anche l'invidia, che è una brutta bestia. E come? E cosa adori, cosa ami oltre la musica, che sarebbe banale insomma chiedertelo. Adoro il contrario di tutto quello che ho detto. La sincerità, la non allergia, quindi... Ecco, il naso aperto. Esatto, va bene. E odio gli antistaminici anche. E come? Addormentare. Oggi poverino, l'abbiamo detto prima, sta poco bene, ma tornerà Antonio Maggio. Che voce sommessa, chiaro. Sei più sensuale così, hai più calda, più calda. So, dipende. Magari oggi alla Feltrinelli Antonio vi saluterà con questa voce molto sexy, quindi cari amici. Problema che speriamo, lasciamo stare. Va bene, dai, ci vediamo più tardi alla Feltrinelli alle 16 in Vietnè a Catania con Antonio Maggio per presentare l'album Nonostante Tutto. E con Paola 4. Sì, dai, un grande onore per me, un grande piacere e sono molto felice di esserci, quindi anche perché quest'album vale tanto. E io ci tengo qui con te Antonio a precisare che la musica e gli album bisogna comprarli, cerchiamo di portare avanti la bella musica acquistando i CD e facendo lavorare bene gli artisti perché ne hanno bisogno soprattutto in un momento del genere. È vero, è verissimo, l'ho detto prima e lo ripeto adesso, per ascoltare tanta buona musica bisogna anche comprarla, perché se non la si incentiva alimentando un po' tutto il mercato discografico non può arrivare più la buona musica. E cerchiamo anche di far andare avanti questi live, perché live è anche il momento più bello, certo. I concerti sono i momenti più belli, se fanno i live, si acquistano i CD, i musicisti vanno anche avanti. Perché devo dire la verità, sono contentissimo che la mia casa discografica Universal abbia messo questi prezzi per il mio disco davvero molto molto accessibili, costa meno di 10 euro, quindi ragazzi, costa veramente quanto due birre il sabato sera, quindi. E ascolti anche poi bella dipende musica. Anche dai posti, in alcuni posti 10 euro costa una birra anche, infatti, quindi, facciamo anche incentivi, una birra una sola birra, un CD per una sera, non bevete una birra, acquistate un CD che è molto meglio che vi rimane la per birra tutta la birra finisce in 5 esatto. minuti, il CD dura tutta la vita, è vero, ti dura tutta la vita e ti fa vivere emozioni meravigliose. Grazie Antonio, grazie, per essere grazie stato grazie con noi a te, Paola. Davvero, noi ci salutiamo con il brano vincitore di Sanremo 2013, dirige l'orchestra. Volevo anche salutare quel personaggio, il disgraziato, il video meraviglioso di Mi servirebbe sapere. Pensavo il maestro, siccome intanto stavi, quello lo salutiamo pure perché anche lui è stato fantastico. Davvero, si girava, mi servirebbe sapere. Va bene, avete visto sicuramente Sanremo, sapete a cosa mi sto riferendo, però non avevamo parlato ancora del video di Mi servirebbe sapere, che potete guardare sicuramente. Ci sta dando grandi soddisfazioni, è quasi 1,5 milioni di visualizzazioni su YouTube, quindi un grande risultato inaspettato. Ma davvero. Dove ti trovavi? Ero in un hotel giù a Lecce. Ti sei allenato con le carte? Anzi, lo possiamo dire che è albergo. Certo, è l'Art Park Hotel di Lecce. Li salutiamo anche. Li salutiamo e li ringraziamo per l'ospitalità perché sono veramente fantastici. Diretto dal regista mio amico Fabio Perrone, il Photoglamour Studio giù in Salento anche. Made in Salento questo video. Le carte, vedi, ognuno ha i suoi vizi. Io mi diverto a giochicchiare a carte anche, però non mi drogo. E questa è la cosa più importante, sicuramente. Meglio un vizio, una partitina a carte, ma non è come giochi a carte. Sono forte.
Ma come giochi? A poker. Che bello. Anche a Texas. Texas, sì. Che sì. Bello, qualche volta giochiamo allora. Ragazzi, è stato un piacere. Antonio Maggio con noi. Guardate il video. Oggi pomeriggio vi aspettiamo alle 16 alla Feltrinelli a Catania in Vietnea. So che ci sarete, so che sarete numerosissimi. E mi raccomando, venite muniti di disco, perché Antonio firmerà i vostri dischi, vi farà degli autografi. Tra l'altro si potrà acquistare anche questo pomeriggio stesso lì in Feltrinelli a Catania. Quindi potete fare tutto alla Feltrinelli, comprate il disco, sentite Antonio, lo conoscete, sì. Vi firmerà io, e poi lui è molto disponibile, quindi sarà un modo anche aspetta. Per scambiare quattro chiacchiere. Quattro, mi piace. Vediamo passi l'effetto antistaminico. Sì, passerà, sarà un leone oggi. Che segno sei, Antonio? Leone. Hai visto? L'ho fatto apposta. Grazie amici per essere stati con noi su Studio 90 Italia. Ringrazio tantissimo Antonio Maggio, ringrazio Manuel, ringrazio Samantha. Un bacione a voi e un bacione a voi, cari ascoltatori, che insomma ci avete fatto tanta compagnia. Ciao. Grazie. Grazie Felix alla regia anche, grazie. Ciao a tutti.